Ciao Valentina, grazie mille di essere qua con me. Sono felicissimo di fare queste quattro chiacchiere assieme, ma prima di tutto vorrei chiederti da dove mi stai rispondendo. Allora, ciao, buongiorno, buongiorno Andrea, sono felice di essere qui, io sono nel mio studio e niente, ti rispondo questa volta da qui, non sono in viaggio, sono appena tornata da un viaggio, ma non sono in viaggio. Che tra l'altro è stranissimo perché, da come ho capito, te sei praticamente più in giro che a casa, e questa cosa qua significa che è un momento speciale se sei in studio. Sì, esatto, diciamo che vabbè, per natura, per via del mio lavoro, sono naturalmente portata a muovermi, a viaggiare molto, però apprezzo stare a casa, quindi quando torno mi chiudo anche abbastanza fra le mura domestiche perché ho proprio bisogno dei miei spazi. Senti qua, raccontami un po' di te. Ci siamo conosciuti poco tempo fa su un festival in comune che tra l'altro citiamo, che si chiama Rovigo Racconta, però sono rimasto super affascinato dal tuo lavoro. Ma prima di andare nello specifico, vorrei un attimo capire come sei partita, quindi come sei arrivata a fare il fotografo? Diciamo che ho sempre amato, questo è forse banale dirlo, però ho sempre amato l'immagine, ma insieme all'immagine ho sempre amato la scrittura e questi sono due punti fondamentali del mio lavoro perché io sono una fotoreporter, ovvero sono una fotografa e sono una giornalista regolarmente iscritta all'ordine. Questo significa che per me parole e immagini hanno lo stesso peso, una non fagocita o copre l'altra, ma sono qualcosa che accompagnandosi crea le storie che vado a crea da voce alle storie che vado a raccontare. Sapevo fin da piccola che mi piaceva leggere, mi piaceva ascoltare le persone, mi piacevano le immagini. Dire che da subito ho voluto fare la fotografa sarebbe cedere perché non è così. Anzi, all'inizio la mia idea era farò la scrittrice, il mio libro preferito da bambina era Piccole donne, no? Dove c'era questa figura Jo che era il ragazzaccio in realtà della casa, questa ragazza che passava ore e ore a leggere libri nella soffitta, ecco, io mi vedevo in lei. Quindi ho coltivato entrambe le cose da sempre, parola e immagine, fino a che poi ad un certo punto mi sono detta: ma cos'è che mi piace fare? Ascoltare e raccontare le storie della gente, come lo posso fare? Lo posso fare con questi due mezzi. E quindi mi sono avvicinata alla fotografia di ritratto. Io sono stata e sono quindi una ritrattista, solo che sempre perché poi nel tempo si cresce, si impara quello che si desidera e anche quello che non si vuole fare, ho capito che il classico ritratto, diciamo posato, o comunque il ritratto inteso solo come racconto quel frammento di te, non mi bastava. Io volevo espandere queste narrazioni, volevo andare a fondo delle cose e soprattutto volevo occuparmi di tematiche di un certo tipo. E quindi da lì il salto nel fotoreportage è stato qualcosa poi di naturale e oggi faccio questo. Quindi, se parliamo proprio di fotografia come linguaggio, no? Cosa rappresenta per te? Cioè, perché molto spesso c'è un po' la diatriba, che tra l'altro ho anch'io e mi faccio tutti i giorni questa domanda, se il fine, diciamo, è la foto di per sé o se è un linguaggio per raccontare un qualcosina, no? Cioè, quindi diciamo che il focus non è tanto sulla foto, ma è su quello che rappresenta. Te un po' come vivi questo ragionamento? Ma molto banalmente che la fotografia, come altre forme d'arte, è una forma di espressione. Una forma di espressione serve per forza a dire qualcosa, cioè nel senso non può essere qualcosa di solo estetico, quindi è una domanda che secondo me non ci si dovrebbe porre, cioè l'immagine viene creata così come in pittura, così come crei una musica, così come scrivi un libro, scrivi un racconto, per dire qualcosa. Dopodiché è ovvio che deve seguire delle regole, perché ci sono delle regole nella musica, come nella scrittura, come nella fotografia, come in tutte le arti visive o e non, ci sono delle regole che portano a creare anche un'estetica di quel prodotto, di quell'oggetto, di quella cosa che vai a creare. Non puoi prescindere dall'estetica, ma se fai una foto solo per l'estetica, c'è qualcosa che non va. Allora non stai più utilizzando quello che è un mezzo espressivo per fare ciò per cui è nato, che è esprimersi. E questo ad esempio sul discorso social, come lo vedi? Non saprei, cioè, nel senso, questa domanda è una delle domande che ci si pone ovviamente col fatto che le immagini, soprattutto le immagini, oggi vengono, ma a parte che tutto, non solo le immagini, vengono veicolate velocemente su canali che possono essere TikTok, Instagram, Facebook, che insomma ormai molto meno, però comunque tutti quei canali che servono a divulgare contenuti in modo rapido, veloce e il più spammato possibile. Io dico che come tutte le cose può essere usato bene, può essere usato male. Cioè Instagram serve, Facebook serve, TikTok serve, sì, se lo usi bene, è un canale di
come dire, è un canale per far meglio conoscere chi sei, quello che fai, anche solo per informare, no? Nel mio caso, per esempio, è un canale che utilizzo per dire alle persone: ehi, attenzione, questo giorno sarò lì, quell'altro giorno sarò a quel festival, è successo questo. Se diventa invece un mezzo per così semplicemente passare il tempo, un'altra cosa ancora, nel caso dei fotografi ha un peso. Così come ce l'ha per tutte le forme d'arte, perché è diventato un nuovo canale di diffusione dei contenuti. Tutto sta nell'utilizzo che ne facciamo, tutto qui. Sì, io lo dicevo anche a livello proprio di gusto estetico, perché adesso non so se anche te hai la stessa percezione, ma mi sembra che ci sia una sorta di filone di gusto estetico che tanti vanno un po' a proseguire, magari anche più con la post-produzione o con la ricerca di un certo tipo di immagini, e le immagini, invece i profili, diciamo, gli artisti che hanno proprio un profilo autoriale molto deciso, forse sono la minoranza, no? Quindi, e forse è anche giusto così, però appunto vedo, come dire, una sorta di, non dico appiattimento, però diciamo una sorta di gusto comune che tanti, diciamo, vanno a perseguire proprio dal punto di vista più, una ricerca più estetica che di significato. Forse questo mi ricollego anche alla domanda di prima. Sai, io non sto a fare questo tipo tanto di differenziazioni perché, come ti dicevo, lo uso più come un canale per diffondere informazioni su dove sono, quello che farò e per dire alle persone se volete incontrarmi per il libro, mi trovate lì. Dopodiché uso Instagram come una vetrina ad oggi, il che non significa che non vada bene, anzi, va bene. È chiaro che se stai usando un mezzo come una vetrina, devi curarne un'estetica di un certo tipo perché deve essere attrattivo, perché le persone devono volersi fermare, devono voler dire guarda che bella questa roba qui. In quella vetrina però ci puoi mettere un sacco di stupidaggini belle oppure ci puoi mettere un sacco di contenuti belli e interessanti che mi portano a dire aspetta, su questa vetrina ho trovato qualcosa di intelligente e interessante, vado a come dire, approfondirlo perché si spera che un fotografo che pubblica come tanti colleghi meravigliosi, Paolo Verzone, Paul Nicklin, Fatima Husseini, sono tutti colleghi che hanno degli Instagram curatissimi, molto belli. Dopodiché, se tu vai a cliccare, ti viene assolutamente voglia di andare a dire: fammi vedere il libro, fammi vedere il sito, fammi vedere l'articolo su National Geographic. Sai che quella roba che stai guardando è una vetrina ben fatta, ma di sicuro non può spiegare tutto il lavoro e quindi ti vai a cercare il lavoro. Perciò ben venga se si è bravi a creare una vetrina attrattiva, insomma. No, super. E tra l'altro su questo tipo di ragionamento vorrei fare un passo oltre. Quando ci siamo conosciuti, ho visto una tua installazione, appunto, Rovigo Racconta, a mio avviso fantastica, che tra l'altro è un progetto, diciamo, parallelo alla tua attività principale, ma non per questo era, come dire, secondaria, anzi, in verità l'ho trovata super interessante, che era incentrato, diciamo, relativamente sul tuo progetto, appunto, che stai seguendo negli ultimi anni. Ecco, mi piacerebbe un pochino parlare di questa cosa qua, no? Quindi, quel progetto sui Sami, correggimi se sbaglio, anche tipo la pronuncia. Mi piacerebbe un po' parlare di questo. Da dove è nato questo progetto? Sì, tu sei stato testimone, hai visto un'installazione creata insieme a Diego Ronzio, che è una persona che appunto ha dato vita alle musiche, ha dato vita all'installazione stessa, perché quello non è qualcosa che io faccio, non mi appartiene la parte installativa, cioè nel senso che io sono una fotografa, sono una scrittrice, ma non mi occupo di installazioni audiovisive, no? Faccio dei video, questo sì, ma è diverso. Invece Diego Ronzo ha proprio in qualche modo raccontato con altri canali meravigliosi una storia che meritava di avere le voci, non solo voce come è stata data nelle foto e nel libro, ma anche le voci dei protagonisti. Quindi è stata particolarmente commovente, mi viene da dire, e sono molto felice di quello che è stato portato a Rovigo Racconta, che comunque continuerà a essere portato in giro. Detto questo, sì, raccontava di una storia straordinaria che mi ha portato per 4 anni oltre il circolo polare artico nella regione del Finnmark in Norvegia, fra il popolo nativo dei Sami. Sami sono quelli che tutti comunemente conoscono come Lapponi, ma Lappone è una parola dispregiativa che deriva dal suffisso lap, che in svedese significa pezza o pezzente. I Sami, appunto, quindi quelli che voi conoscete, che la maggior parte della persona conosce come Lapponi, sono l'ultimo popolo nativo d'Europa.
in gran parte dedito all'allevamento delle renne e che se in passato sono state vittime di colonialismo e di nazionalismo dai cosiddetti popoli evoluti, dopodiché sul concetto di popolo evoluto si potrebbe parlare a lungo, ovviamente, cosa che faccio nel libro, peraltro, oggi sono a rischio per via del cambiamento climatico, sicuramente, ma anche di una politica di green economy che non sempre tiene conto dei loro diritti. E dunque questa è la storia che racconto e che ho voluto raccontare. E come è nato questo progetto? Cioè, tra tante cose che potevi andare a raccontare, cos'è che ti ha affascinato e ti ha detto ok, adesso parto e vado a documentare tutto questo fotograficamente? Guarda, innanzitutto io lavoravo già da anni sul Circolo Polare Artico, avevo dato voce a due progetti, Mitular, Io sono il confine, Skrei, il viaggio, il primo alle isole Svalbard, che sono il posto più a nord stabilmente abitato del mondo, e il secondo le isole Lofoten, appunto, dove siamo sempre oltre il Circolo Polare Artico, dove ho lavorato sui pescatori e sulla storia che lega le Lofoten all'Italia dal 1430. Quindi io già lavoravo sul Circolo Polare Artico. Ad un certo punto, in un viaggio stampa, incontro un fotografo di origine Sami, parliamo a lungo. Lui mi dice: ma perché non vieni a trovarmi? Per quello che fai tu, la mia storia, la storia della mia gente ti potrebbe interessare. Io sapevo poco dei Sami, sapevo che erano un popolo dedito all'allevamento delle renne, ma poco altro. Quindi decido di partire. L'agosto di quell'anno mi trova fra i Sami. Io mi rendo conto che c'è una storia straordinaria che ha a che fare con la bellezza, la natura incontaminata, le tradizioni, ma nello stesso tempo c'è di più, c'è una storia anche di dolore, di sopruso, di disconoscimento, di cancellazione dell'identità e queste sono tutte tematiche che appartengono al mio lavoro. Io, al di là di lavorare sul Circolo Polare Artico, ho lavorato con Medici Senza Frontiere, AMRE, Albero della Vita, l'altro ieri, pochi giorni fa, a Berceto ho inaugurato una mostra che si chiama Poveri Noi, un racconto dell'Italia che non si arrende, creata con Monica Triglia e Roberto Mutti, che è un progetto che racconta della povertà. Quindi, comunque, io sono molto attenta alle tematiche sociali e il mio lavoro di fotoreporter si identifica molto con questo, ok? Quindi, alla fine, i Sami sono diventati un simbolo di tutti coloro i quali vivono al margine, vivono nascosti, tutti coloro i quali forse stanno sotto alla luce, potremmo vederli, ma non li vediamo interamente, non li vediamo del tutto, molto spesso appunto per volontà di altri che tendono a nascondere. E quindi questo è stato il motivo. In più condivido una parte della mia storia con loro, nel senso che mia madre viene da un paesino sperduto fra i monti, fra l'Italia e la Slovenia, al confine. Anch'io ho visto cancellare la lingua, nel senso che mia madre non parla, parla poco lo sloveno e non l'ha insegnato a me, perché per una questione di idea di protezione, viviamo in Italia, parla italiano, mentre i confini sono un luogo che a me affascina, perché sono il confine, è il luogo di incontro con l'altro, di conoscenza dell'altro, e la mescolanza è qualcosa di bello, di arricchente, quando invece abbiamo paura di questo accadono cose terrificanti. Pensiamo solo a cosa sta succedendo tra Gaza e Israele o tanti altri conflitti, o fra l'Ucraina. Insomma, i confini, i muri, le barriere non portano mai niente di buono, no? Penso che tra questo abbiamo un punto in comune perché mia nonna era istriana, quindi ti capisco benissimo quando mi racconti di queste cose qua. Vorrei farti una domanda riguardo al discorso del progetto. Una cosa che mi affascina o mi incuriosisce, tu ti documenti in questo caso qua prima di partire o ti lasci un po' affascinare anche del viaggio? Sono tutte e due le cose. Come fotoreporter, come giornalista, se non ti documenti prima di partire, non sei un professionista. Nel senso che non puoi Certo. andare in un posto senza sapere dove stai andando, chi incontrerai e che cosa succede più o meno. È ovvio che quando poi arrivi su un luogo tutto ti può sorprendere, tutto può cambiare perché la storia umana è mutevole, gli esseri umani sono mutevoli e quindi tu puoi immaginare a grandi linee il tuo progetto e dopodiché si segue la storia ovunque essa ti porti. Ma se tu prendi, parti, vai in un paese straniero o anche in Italia, in una realtà che non conosci e prima non ti sei preoccupato di sapere due cose di più, ecco, a quel punto lì potrebbero sorgere problemi, cioè direi che la documentazione, quindi la fase di studio è fondamentale per chiunque faccia questo mestiere. Praticamente diciamo che c'è un grande background e un grande bagaglio ancora prima di partire, quindi avevi già un'idea di
di che cosa più o meno andavi a prendere. No, no, perfetto. Questa secondo me differenzia anche, secondo me, tipo un viaggio che può essere più dedicato al turismo, più è una cosa magari invece più profonda come tipo il lavoro che appunto vuoi fare te, perché effettivamente non avere delle informazioni da cui ripartire rischi di lasciarti passare davanti cose a livello troppo superficiale. Beh, diciamo che il turismo lo faccio quando vado in vacanza. Se lavoro, faccio la turista. Detto questo, non c'è niente di male a fare turisti, è una cosa bellissima e viaggiare per conoscere altri luoghi è splendido e se si può, bisogna farlo perché ci apre la mente e ci dà la possibilità di conoscere dei luoghi, però turismo e fotogiornalismo non è che proprio vanno d'accordo, ecco. Certo, sono due cose molto lontane tra di loro. Tornando al discorso Same, immagino che di esperienze assieme ne avete vissute tante. C'è qualche bel aneddoto che vuoi condividere? In 4 anni di conoscenza e di amicizia con questo popolo ci sono tante tante cose belle. Forse una delle cose più belle e più simboliche che posso dire è stato quando finalmente ho potuto prendere parte al terzo anno, è successo se non erro, no, al secondo anno ho potuto prendere parte alla macellazione delle renne che avviene, almeno delle renne ad uso personale perché c'è una storia particolare legata a questo, ma si trova nel libro, quindi non vado a essere troppo lunga, però diciamo che ero nella tundra, quindi in pieno inverno, la tundra è quello che è di più vicino alla luna che si possa immaginare come paesaggio, quindi è neve piatta, perdita d'occhio, un cielo molto basso, incombente, ma non spaventoso, bello, che ti fa sentire un assoluto. E a un certo punto sono state uccise delle rene appunto per uso personale, è un po' come il nostro maiale, la renna per i Sami. E la cosa molto bella è che è stata appunto macellata direttamente nel ghiaccio, è stato portato via tutto quello che necessitava per il cibo, per il coprirsi, le pelli di renna e quant'altro, ed è rimasto a terra quello che invece sarebbe tornato alla natura. E in questo caso proprio sopra di noi avevamo visto volteggiare un'aquila reale e un po' distante una volpe artica. Ed è stato un perfetto equilibrio della natura, cioè l'uomo ha portato via ciò che gli serviva e la natura, no, il resto del mondo animale ha atteso il proprio turno per poi cibarsi. Quindi un perfetto equilibrio, no, di quello che dovrebbe essere un po' la vita dell'uomo su questa terra in comunione con la natura. I Sami dicono sempre: voi pensate che la carne nasca nel supermercato, noi invece vi diciamo che non è così e viviamo in un altro modo. Penso che tra l'altro sia stato molto forte da vivere. Sì, assolutamente, è stato molto bello, cioè, adesso banalizzo dicendo che è stato molto bello, è stato formativo, nel senso sono stati 4 anni molto molto intensi. E dato che immagino che siano comunque posti in cui è anche facile e difficile pianificare allo stesso tempo, a livello proprio di pratica, no, di logistica, uno come può organizzare un progetto così grande in così tanto tempo? Cioè, proprio come funziona, cioè, dal punto di vista banalmente anche delle cose che ti devi portare dietro fino agli spostamenti? Quindi, studiando tanto a monte, immagino che già una pianificazione è stata fatta, ma proprio come ottimizzi o come progetti un progetto del genere? Scusa, anche gioco di parole, anche perché non ho capito, aggiungo anche un'altra cosa, anche quanto tempo sei stata là? Cioè, hai fatto 4 anni, ma la tua permanenza quanto durava? In quanti giorni più o meno? Dipende, c'è stata la volta che sono stata 1 mese, la volta che sono stata 20 giorni, la volta che sono stata 1 mese e mezzo. Diciamo che ovviamente la cosa più bella che potrebbe capitare è quella di poter stare lì per un lungo tempo continuato, ma col nostro lavoro che ci porta a viaggiare molto, ad avere molte storie da coprire, questo diventa un po' complesso. Quindi sono tornata più volte. Sul come ci si organizza è una domanda che in realtà non possiamo esaurire, cioè nel senso, provo a risponderti, però nello stesso tempo è materia di studio fondamentalmente. Quando insegno reportage, una delle cose che insegno è proprio come crearsi una rete valida di contatti e come creare un progetto a lungo termine. Ci sono migliaia di cose a cui si deve pensare. Da prima rendere sostenibile quel progetto, banalmente, visto che è lavoro e visto che andiamo via a lavorare. Quindi il progetto deve essere qualcosa di sostenibile. Quindi dobbiamo trovare sponsor o dobbiamo trovare committenze, insomma, ci sono tante cose. Dopodiché dobbiamo crearci una rete sul posto e dobbiamo iniziare a farlo quando siamo ancora a casa, perché arrivare a costruire tutto ex novo lì al momento ci porta via molto tempo. Quindi io ho passato molto tempo a parlare con
Sami da remoto, perché ho avuto il fotografo Orian che mi ha aiutato, che mi ha indirizzata, e ho cominciato a dire: arriverò, avrei bisogno di questo, vorrei parlare con. Quindi ho cominciato a farmi conoscere prima, e il fatto di farmi conoscere prima ha ovviamente portato a arrivare sul posto che non era una completa sconosciuta. Sapevano che stavo arrivando. Questo mi ha consentito di dimezzare i tempi. Dopodiché c'è ovviamente un lungo lavoro sul campo, perché quando arrivi poi ti devi comunque far conoscere di persona, di nuovo spiegare perché sei lì. E soprattutto guadagnare la fiducia, che è fondamentale. Guadagnare la fiducia con l'onesto ascolto, cioè dobbiamo far capire alle persone che siamo lì per loro, cosa che deve essere anche vera, non deve essere un sotterfugio. Siamo lì perché ascoltiamo delle storie umane. Quindi preparare viaggi di questo tipo richiede molto tempo. E questa è la risposta più breve che ti posso dare. Immagino che ci voglia veramente dei mesi prima di questo progetto qua, proprio per essere abbastanza sicuri, come dire, di mettere tutte le cose in regola. Quindi, anzi, forse potrebbe essere la più importante, la parte quasi organizzativa, logistica prima del lavoro di per sé. Cioè, perché comunque senza questa non riusciresti, secondo me, a fare un lavoro ufficiale. Cioè, fatto bene. Sono importanti allo stesso modo, nel senso che se tu lavori bene prima, ti faciliti il lavoro del dopo, altrimenti diventa complesso, problematico, e poi quando sei libero devi anche lavorare bene. Io direi che in realtà le due cose sono assolutamente paritetiche. Ok, e a livello invece di attrezzatura come ti muovi? Cioè, ad esempio, non so, ti piace viaggiare leggera, ti porti dietro tanta attrezzatura fotografica, quante cose più o meno ti porti dietro? Senza entrare troppo nel dettaglio per non svelare neanche troppi misteri, chiaramente, ma giusto per avere un'idea. No, nessun mistero, cioè io penso che l'attrezzatura debba rispecchiare il fotografo, lo stile del fotografo e quello che va a fare. Quindi non è questione di viaggiare leggeri o pesanti, ma di viaggiare con quello che serve. Io sono una Fujifilm ambassador, sono una X photographer, quindi la mia attrezzatura Fuji, lo era già prima di diventare un X photographer, lo era perché io sono comoda ed è leggera Fuji e sto bene con Fuji, quindi non è. Detto questo, dipende, cioè nel senso cosa ti serve e dove devi andare. Ci sono volte in cui lo zaino ha dentro due fotocamere e due obiettivi, e ci sono volte in cui lo zaino ha dentro due fotocamere, mediamente sempre due, e sei obiettivi. Dipende, se devo andare a raccontare qualcosa, cioè, non so, il lavoro che mi richiede, io non lo uso di solito, ma non ha molto l'obiettivo grande così, è ovvio che il mio zaino non è leggero. Però diciamo che la domanda sull'attrezzatura, secondo me, se la deve porre il fotografo che va in un posto, che è parte della preparazione, banalmente. Tu dici di come ci si prepara, beh, ci si prepara anche pensando che cosa vado a fare, che cosa mi serve una volta lì, perché se devo andare a stare in mezzo a una comunità stretta così e piccolina, forse il megatele non lo userò mai, quindi mi sto portando un peso inutile, no? Devo fare solo paesaggi, mi serve il grandangolo, sì, però forse non è proprio la scelta se non voglio fare tutto piccolo. Cioè, insomma, direi che l'attrezzatura rispecchia il nostro stile, quindi io mi pongo quella questione, non tanto di leggerezza o di pesantezza. Ok, e ad esempio hai una lente preferita se dovessi sceglierne una solo? Sì, ho un 16-50 di Fujifilm, che è un'ottica leggera, performante, perché è veramente performante, luminosa, e che mi dà una bella escursione. Riesco a fare un ritratto, riesco a fare un paesaggio, riesco a fare un ritratto ambientato. Quindi è un'ottica che, dovendo scegliere, potendo partire con una sola camera, una sola ottica, partirei comunque. Ottiche fisse o ottiche zoom? Hai preferenza? Ti anticipo che ad esempio io preferisco le zoom tra una cosa e l'altra. Te cosa preferisci? Anche qui mediamente uso ottiche zoom, però non è perché, semplicemente per comodità, visto che il lavoro che faccio prevede spesso di stare anche in posti, come dire, polverosi, sporchi, difficili, e quindi cambiare le lenti può essere complesso perché vado a magari a sporcare il sensore, a fare danni. Quindi se ho un'ottica zoom che mi dà un excursus più grande, semplicemente diventa più comoda tutto qui. Sì, c'è più un tema forse di, appunto, sì, di comodità, cioè tipo, o di necessità, forse di entrambe le cose. Esatto. E invece, tornando a livello di progetto, te fai la fotoreporter, quindi diciamo che racconti storie, anzi, racconti storie appunto che sono vere. Dal punto di vista delle immagini, è più una costruzione, cioè il cercare proprio di costruire anche a livello di geometrie, di prospettive, di linee, anche di quello che hai davanti?
Quindi in maniera, diciamo, proprio più progettuale o è più un cogliere il momento? Come funziona? Cioè, raccontami un attimino. Sono due cose che vanno insieme, cioè se sei un fotografo per forza costruisci l'immagine, dove per costruire non significa nel fotoreportage mettere in posa, ma Esatto, sì, significa scusa, esatto, intendevo proprio questa cosa qua. semplicemente, cioè lo sanno tutti, no? Chiunque fa fotografia sa che esiste una cosa che si chiama regola dei terzi, e che non serve ad altro che non a comporre immagini corrette. Ecco, allora un fotoreporter è chiaro che deve seguire il momento, però è altrettanto chiaro che se sei un fotografo devi produrre buone immagini, no? E quindi per produrre buone immagini si rispettano le regole delle foto della fotografia. Se le rompi, devi sapere che le stai rompendo per creare un'immagine di un certo tipo. Però mediamente io direi che non c'è un o-o, devono essere due cose insieme, altrimenti non sono fotografo. No, perché stavo facendo sempre una riflessione, cioè se tipo ti capita una situazione davanti che non ti senti di averla raccontata abbastanza, come funziona? Cioè te la lasci correre e quindi diciamo non la vai a recuperare o cerchi la maniera eventualmente di recuperare un momento in maniera un po' più artificiosa? No, allora cerco di rispondere a questa domanda se l'ho compresa. Diciamo che il reportage è frutto di ciò che accade sul campo e non di ciò che fai accadere mediamente. Ok. È chiaro che si presuppone, si spera di essere nel posto giusto al momento giusto, perché non per fortuna, non per colpo di fortuna, ma perché ho costruito la storia in modo, cioè ho seguito la storia in modo da sapere che cosa accadrà, più o meno prevederlo. Ovvio che c'è sempre un margine di imprevisto. Il margine di imprevisto ti può portare a perderti il momento. Molte volte lo perdi, punto. Molte volte se quel momento ricapita semplicemente perché per sua natura ricapita, ovvero sei a fare la pesca del merluzzo, come è capitato nel Mare del Nord, non riesco a uscire in barca con quel pescatore che volevo, uscirò con un altro, quindi ho perso una storia, ne ho recuperata un'altra. Di sicuro non torno da quel pescatore a dirgli no, adesso tu mi replichi il gesto perché l'ho perso, perché quello non è più reportage. Poi per citare Wim Wenders, che è un regista che amo e anche un notevole fotografo, lui dice sempre, c'è un libro suo bellissimo che si chiama Once, e lui dice sempre ciò che accade in fotografia accade una volta e una soltanto, ed è questo il miracolo, ed è vero, cioè nel senso l'istante non si ripete mai, è normale, ma anche in un ritratto in studio l'istante non si ripete mai, perché quell'espressione è unica, avverrà una sola volta, se arrivi in ritardo, sei arrivato in ritardo, è anche il bello della vita, capita che tu sia in È tempo, capita che tu sia in ritardo, no? una bella metafora. E parlando di metafore, tutto questo progetto sui Sami, cosa ti ha lasciato? Cioè, perché la cosa bella, secondo me, di fare un mestiere come il tuo, chiamiamolo mestiere, però secondo me è più quasi uno stile di vita, un modo di approcciarsi le cose. Quante cose ti ha lasciato? Quante cose mi ha lasciato? Mi ha lasciato non cose ma persone, che credo sia il punto fondamentale di questo mestiere. Il punto fondamentale di questo mestiere è l'incontro con l'altro, quindi quando io finisco un lavoro non finisco il rapporto mediamente. Le persone che ho raccontato in 4 anni sono ancora amiche, sono persone che sento, sono persone di cui seguo le vite. Loro seguono la mia, tanto che quando faccio una presentazione, una cosa, molto spesso sono proprio loro i primi a entrare, a scrivermi, a dirmi come stai, come va. Cioè, quindi diciamo che io sono di quella scuola per cui quando finisce un progetto fotografico non finisce il bene, non finisce il rapporto, eccetera, eccetera. Se ti venisse in mente una grande sfida che hai affrontato, magari anche recente, c'è qualcosa che vuoi raccontarmi? No, allora, le sfide in questo lavoro sono tantissime, cioè io un mese fa sono stata con una Hollus con cui lavoro e che stimo molto, che è Emergenza Sorrisi in Benin, in un ospedale pediatrico, e le sfide sono tutti i giorni, nel senso che io copro molto spesso storie complesse, storie di dolore, storie marginali in qualche modo, no? Che meritano di avere voce. Quindi la sfida più grande è riuscire a rendere giustizia a queste storie, a non cadere nella semplice ideologia, a mostrare un dietro le quinte che possa aiutare le persone a comprendere davvero le situazioni e le porti ad empatizzare. Quindi la sfida più grande è essere all'altezza ed essere adeguata
a ciò che mi trovo davanti e a volte non è facile perché quando racconti il dolore degli altri, come ci insegna Susan Sontag, bisogna muoversi in punta di piedi e prima di tutto provare a comprenderlo. Quindi al netto dei sami, al netto di questo libro che amo molto I Nascosti, il mio lavoro è fatto di sfide. Adesso a settembre partirò per il Burkina Faso se non succede niente di strano, sempre con Emergenza Sorrisi. Saranno sfide nuove perché lo sono sempre. Quando hai a che fare con le vite degli altri, soprattutto con vite complesse, porsi in ascolto può risultare molto difficile e gravoso. È un aspetto del mio lavoro che amo ed è anche a volte un aspetto del mio lavoro che mi mette in seria difficoltà e che mette in difficoltà tutti i miei colleghi, credo, perché occuparsi di certe cose ti lascia dei segni addosso, no? Decidere in qualche modo di diventare un testimone ti lascia dei segni addosso. È un regalo che ti fa la vita, perché io mi reputo fortunata, però è anche complesso. Sì, con questa frase penso che potremmo starci su probabilmente delle ore sull'ultima cosa che hai detto, ma direi di che possiamo andare avanti tranquillamente. E sempre a livello, diciamo, di tuo percorso, ti hai avuto un mentore per caso? O ti sei fatta, diciamo, pian piano? I mentori dobbiamo averli tutti, maestri, perché se non conosciamo ciò che ci ha preceduto, difficilmente possiamo elaborare anche qualcosa di nuovo, no? Cioè, lo studio è questo: sapere che cosa c'è stato, sapere che cosa c'è e da lì provare anche ad evolvere e a maturare un proprio sguardo personale. Di maestri, quindi ne ho avuti sicuramente tanti. Uno che è anche un contemporaneo è Francesco Cito, per la sua capacità compositiva, la sua forza nel raccontare le storie, la sua delicatezza, la sua grande umanità. Don McCallin, che ho stimato, stimo moltissimo. Anche Salgado, più conosciuto, anche se non è uno stile che perseguo, ma per tutto ciò che lui ha messo in piedi e per la forza che ha dimostrato. Margaret Bourke White, che è stata una delle prime donne fotoreporter, Gerda Taro, cioè potrei fartene mille. In realtà la cultura fotografica, la cultura visiva, la cultura visuale è quello di cui noi dobbiamo arricchirci prima di pensare, anche solo poter pensare, di imbracciare una macchina fotografica. Se non conosciamo quello che ci ha preceduto e quello che sta nel nostro contemporaneo, diventa veramente complesso fare un buon lavoro. Qua ci saranno 2 secondi di silenzio, di meditazione. E a livello di progetti invece futuri, raccontami un po'. So che prima fuori camera mi hai anticipato di qualche progetto e che, su cosa andrai a lavorare prossimamente. Beh, innanzitutto, prima dicevo che andrò in Burkina Faso, attualmente c'è in progetto il viaggio in Burkina Faso e un ritorno in Iraq, perché sarebbe la seconda volta che torno in Iraq. Poi, sempre con Emergenza Sorrisi, che è una onlus appunto che stimo moltissimo. Poi mi è stata offerta questa possibilità, che mi sembrava molto bella, con un'agenzia che si chiama Shirook, un'agenzia di viaggi che però ha veramente a cuore le popolazioni, ha veramente a cuore i luoghi, quindi sono viaggi culturali sviluppati insieme all'Istituto Italiano di Fotografia, che è la scuola in cui io sono docente da parecchi anni. E quindi questa collaborazione ha dato vita a dei viaggi fotografici culturali e a ottobre partirò per la Georgia, luogo straordinario con una cultura millenaria, condurrò un viaggio di reportage, un viaggio fotografico, e a novembre condurrò un altro viaggio a Malta e a Gozo. Sono tutte e due occasioni molto particolari perché saremo molto a contatto con la comunità, infatti sono viaggi con un numero ristretto di persone, so che sono già quasi a metà della capienza, quindi qualora la gente fosse interessata su Shirook Viaggi, Istituto Italiano di Fotografia, trova tutte le informazioni, quindi quella è qualcosa che sono molto contenta di andare a fare. Per quanto riguarda il mio lavoro personale, sto lavorando a un nuovo libro che uscirà in autunno. Non è solo un libro fotografico, anzi direi che un po' come I Nascosti, che è un libro che a tutti gli effetti è ibrido perché è molta parola, molta immagine, ecco qui arriva a essere molta più parola e pochissime immagini ed è un libro a cui tengo tanto, anche questo, e quindi sarà il prossimo giro di presentazioni e di incontri che andrò a fare.
E poi ancora c'è nel panorama prossimo Venturo una mostra a Franco Parenti in ottobre, a un festival molto importante che è il Festival Vides. E insomma, i progetti sono tantissimi. No, scusate, dimenticavo, a Saronno ci sarà la mostra I Nascosti insieme alla presentazione del mio libro in ottobre, il 19 ottobre, quindi insomma i progetti sono veramente molti, molti. Sono molto contenta di portare tutto avanti e quindi ci saranno tante occasioni di incontro, si spera. Un sacco di bellissimi progetti. Se posso, riesco, ti vengo a trovare volentieri nei tuoi prossimi appuntamenti. Mi piacerebbe concludere questa nostra bellissima chiacchierata, e ti ringrazio veramente già in anticipo, con una domanda, secondo me, cioè, io la vivo in maniera molto importante e profonda, vorrei sapere la tua versione. Come fare a bilanciare quello che può essere, diciamo, la tua professione e la tua vita privata? Come gestisci queste due cose? Allora, che dire, la mia professione e la mia vita privata, la verità è che sono tutt'uno, cioè io non smetto di essere chi sono quando non lavoro. Sono Valentina Tamborra, sono una persona curiosa, sono una persona sempre in ascolto. Quindi la vita privata e il lavoro sono tutt'uno, ma non perché, oh mio Dio, non stacco mai dal lavoro, ma perché certe professioni ti coinvolgono completamente, sono sempre parte di te. Io dappertutto vedo una storia, o potenzialmente vedo una storia. Ci sono volte in cui decido di cogliere quella storia e volte in cui semplicemente la osservo, dico che bello è, che bello sarebbe, che bello ascoltarla, ma decido di non raccontarla. Quindi non so come dire, perché se la domanda è più personale, ovvero come si fa ad avere una vita personale, allora si intende come ci si fa a fidanzare, sposare, e questa è la domanda che più o meno arriva sempre. Io la ribalto sempre un po' sugli uomini perché sembra che sia sempre una cosa un po' femminile, no? Se una donna viaggia tanto, allora io credo semplicemente che non ci sono vite giuste o sbagliate, ci sono vite diverse, come diceva Margaret Bourke-White, ecco tutto. E penso che se decidi a un certo punto di condividere la tua vita con qualcuno, chiunque sia quel qualcuno, è un qualcuno che deve comprendere e accettare la tua dimensione, così come tu comprenderai e accetterai la dimensione dell'altro. E se la dimensione è quella di essere nomadi, nomadi semplicemente perché raccontiamo storie in giro per il mondo, questo nulla toglie al bene, all'affetto che si può dare. Diciamo che è questo. Ci sono vite che sono fatte di questo, del movimento, dell'incontro con l'altro. Sono vite come le altre, solo bisogna gestirle, punto, ma non saprei cos'altro dire. Non so vivere in un altro modo, quindi non so dirti come si vive in un altro modo. Valentina, ti ringrazio tantissimo, è stata una bellissima chiacchierata. Tra l'altro mi fa mega piacere aver condiviso alcune domande con te, perché hai anche saputo mettere i puntini giusti su alcune magari domande che erano un po' generaliste, e mi ha fatto super riflettere anche le cose che hai detto. E a dire la verità, penso che riguarderò questa intervista più di una volta, perché hai fatto dei passaggi, a mio avviso, molto interessanti. E alcuni nomi che hai detto non li conosco, quindi sicuramente andrò a documentarmi su tante cose che appunto mi sono perso durante questa intervista. Ti ringrazio, ti auguro veramente di fare dei progetti bellissimi, o comunque di proseguire questo bellissimo percorso che stai facendo, perché lo reputo uno dei più interessanti che ho trovato negli ultimi periodi. Quindi ti ringrazio di tutto. Grazie a te per l'intervista e a presto, allora, buon lavoro.